individuare le questioni problematiche, noi abbiamo di qua ai capi di imputazione proposti contro tizio. Vale a dire, nell'esempio che stiamo facendo, l'articolo 270 bis, comma secondo, del codice civile. Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da 7 a 15 anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da 5 a 10 anni. Ora, qual è il problema? Che secondo quello che ci viene detto dalla traccia, tizio cambia la sua foto di profilo, dice che vuole partire a fare la guerra contro gli infedeli, si fa inserire in un blog privato dove ci sono affiliati, simpatizzanti e quant'altro, e condivide informazioni. Manca, stando a quello che ci dice la traccia, il compimento di atti di violenza, il compimento di atti di terrorismo, manca persino l'incontro con altri associati. Quindi la questione è se la condotta tenuta da tizio in ordine, come vogliamo dire, alla esaltazione di un certo tipo di violenza terrorista, è sufficiente a integrare la fattispecie di cui all'articolo 270. Seconda questione problematica. Tizio condivide alcuni post su questo blog. Il semplice fatto della condivisione è sufficiente a integrare il delitto di cui all'articolo 414 quarto comma del codice penale. 414 del codice penale, come voi sapete, integra, diciamo, punisce il delitto di istigazione a delinquere. Quindi il fatto che io vado a condividere delle informazioni integra gli estremi dell'istigazione a delinquere, cioè il fatto che condivida delle informazioni in ordine a certi obiettivi, a certe cose, sto istigando un atto di terrorismo? Ci siamo, signori?